per stasera. Mi sono dimenticata la cena. Spezzatino di vino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello. Il piacere del gusto. Da una tradizione centenaria, Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Una grande azienda, una storia iniziata nel lontano 1933 da una famiglia di fabbri ferrai, azienda ancora oggi a conduzione familiare. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Vendita all'ingrosso di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi profilati, taglio lamiere e taglio profili, servizio di ossitaglio. Un grande magazzino di 12.000 metri quadrati per offrire una vastissima gamma di prodotti sempre disponibili, per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente. Consegne sicure, veloci, puntuali ed affidabili, con propri mezzi in tutto il Veneto. Beato Edoardo Materiali Ferrosi, un servizio in continua crescita e miglioramento giorno dopo giorno. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Una famiglia, una storia, un'azienda. Dal 1933. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa e che vi fa un po' di buona compagnia. Ve lo giuro, lo confesso, non so più cosa dire, cosa pensare. È un momento estremamente difficile. Mi sembra di vivere in un incubo. Succede il contrario di tutto. Come siamo ridotti male, oppure forse è meglio dire come ci hanno ridotti in questa condizione. La principale colpa, ahimè purtroppo, è quella di avere a Roma una classe politica di persone non all'altezza, credetemi. Non hanno quella sensibilità verso il popolo. Mostrano disinteresse e, lasciatemelo dire, incompetenza assoluta. Questi non sarebbero capaci, per la maggior parte, sapete che io non generalizzo, neanche di gestire un condominio di poche famiglie. Prendiamo, per esempio, Roberto Speranza, dai, voglio dedicargli oggi la copertina, lo prendo dal mazzo. Mi perdoneranno i compagnucci, quelli che hanno portato il cervello all'ammasso, quelli che sono in malafede, quelli che non riescono a ragionare perché hanno il cervello imbevuto di cose strane. Il loro ideale politico, ve lo giuro, li acceca. Molti sanno quello che questo governo ha tentato di fare stanotte, ma per quei pochi che non sapessero o che non avessero ancora intuito il reale comportamento, il reale pensiero di questo governo di sinistra, hanno tentato di fare una legge che consentisse alla polizia, alle forze dell'ordine di venire a casa nostra. Qualcosa deve essere successo. Innanzitutto il capo dello Stato ha mandato un messaggio, sembravano i carbonari a Roma stanotte, gli emissari facevano la spola. Mattarella ha detto al
signor Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, state attenti, non esagerate, non andate oltre la Costituzione, perché questo Ministro della Sanità, questo tale Roberto Speranza, apro una parentesi, così faccio un favore ai compagnucci all'ascolto e dalla vostra parte politica, perché solo da quella parte politica di estrema sinistra potevano partorire una simile idiozia. Ma com'è possibile? Tu inciti gli italiani alla delazione, perché è emerso durante una trasmissione dal guru di sinistra, l'altro compagnuccio, Fabio Fazio, era ospite il ministro della sanità, che ha detto a chiare lettere, rispondendo alla domanda del guru di sinistra, ma come fate voi a sapere se all'interno di una famiglia ci sono feste, perché hanno fissato il limite massimo di 6 persone? Io se festeggio il compleanno non posso invitare più di un certo numero di persone. Diceva Fazio, ma come fai tu, Stato, a controllare? Io aspetto le segnalazioni. Quindi vedete la delazione, ma è la loro mentalità da sempre. Io per questo non li sopporto, sono peggio dei farisei. Il KGB, la Gestapo, erano dilettanti vicino ai comunisti italiani. È una vergogna che un ministro della Repubblica Italiana pubblicamente possa invitare gli italiani a fare la spia, perché di questo si tratta, ve lo giuro, è una cosa gravissima. Qui, se una cosa del genere fosse stata detta, portata avanti dalla destra, avrebbero già fatto la rivoluzione. Noi siamo brava gente, protestiamo ma non facciamo niente. A sinistra ho sempre riconosciuto loro una grande organizzazione. Parlo di una macchina bellica. Quando si mettono in movimento fanno paura. Però questa volta avrebbero esagerato e tanto. Perfino l'avvocato del popolo, tale Giuseppe Conte, quando stanotte ha sentito l'emissario di Mattarella che ha detto calmatevi, non andate oltre, voi non potete mandare i carabinieri, la polizia a casa della gente perché fanno una festa con bambini eccetera, tanto che Conte ha richiamato il ministro, quindi hanno fatto l'ennesimo papocchio. DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno fissato regole, la mascherina si deve portare sempre all'aperto, un casino, non vi dico, attività motoria, dopo vi faccio vedere una bella vignetta, bellissima, di Giannelli, due vecchietti stanno camminando senza mascherina, i carabinieri vogliono intervenire, capiscono l'antifono e si mettono a correre, perché se tu corri allora non la puoi portare, la solita torre di Babele all'italiana, il virus della burocrazia, come dicevo ieri, quello è il vero virus. Non mi spaventa il coronavirus, lo grido. Hanno orchestrato sto teorema per mettere paura agli italiani. E allora Speranza ha fatto marcia indietro quando
ha capito che Mattarella si era impuntato e che non avrebbe firmato, quando ha visto che lo stesso Giuseppe Conte lo ha richiamato, e allora si è rimangiato il tutto. Quindi riflettete, io mi rivolgo alle persone moderate, numerose all'ascolto del centro-sinistra, ve lo giuro che io stimo, non ai sacchetti a perdere che si scatenano contro di me, con quelli non puoi ragionare, non puoi pretendere di portare avanti un discorso dai contenuti validi, quelli sono venduti, è gente con cui non puoi dialogare. Allora io vi dico, secondo voi, se c'è un padre di famiglia, un nonno, una casalinga del centro-sinistra moderato, è normale che un governo possa mettere il naso all'interno di un nucleo familiare, contare i bambini, se hanno la mascherina o meno nella quiete familiare? Dai, datemi ragione! Ma la sinistra da sempre è abituata così. Nella maggior parte dei casi c'è in loro invidia, livore, ce l'hanno col vicino di casa che magari ha qualcosa in più, ha la macchina più bella. Io vengo dai ranghi della pubblica amministrazione, per quei pochi che non lo sapessero. Io cestinavo le lettere anonime perché dicevo, uno deve avere il coraggio, deve avere le palle. Se io dico che Pinco Palla è un ladro, ha evaso, ha fatto cose strane, devo firmare, se no tutti andremo da un tabaccaio, compreremo 100, 200 fogli protocollo e li mandiamo in giro. Questo è un ladro, quello ha rubato. Ecco perché io da sempre odio l'anonimato nella mia vita. Ci ho messo la faccia, rischiando sulla mia pelle, sulla mia famiglia, sulla mia carriera, ma si tratta di dignità personale, di coerenza. Invece per la maggior parte a sinistra sono dei vigliacchi, perché ti colpiscono alle spalle, credetemi. E Roberto Speranza è uno di quelli, perché solo da una mente contorta come quella di Roberto Speranza, ripeto, ministro della Sanità, poteva venire fuori una proposta del genere, sicuramente non da noi del centrodestra, perché noi siamo brava gente, noi non abbiamo la cattiveria che contraddistingue, che tipicizza i loro comportamenti. Fatta questa bella panoramica introduttiva abbastanza sostanziosa, vi offro qualche contributo. Ci sono anche delle vignette bellissime, guardatele e riflettete. Grazie alla regia di Alessandro Brunello. Inizierei dalla vignetta di Giannelli che appare sulla prima pagina del Corriere a proposito delle nuove regole. Obbligo di mascherina per chi passeggia. Vedete i carabinieri, i due vecchietti stanno camminando, però non hanno la mascherina. Quando li vedono si mettono un po' a correre. È previsto per chi corre di non mettere la mascherina, vedete? Nessun obbligo per chi corre. E andiamo avanti, regia, per favore. Innanzitutto fai vedere questo signorino qua, questo compagnuccio dell'estrema sinistra, lo ricordo per opportuna conoscenza, questo è Di Leo, proprio gli estremisti di sinistra. Ora Speranza vuole farci spiare anche dentro casa. Il ministro della salute esterna in libertà nel salotto di Fazio e ne spara una delle sue. Trasformare gli italiani in delatori. Ridi, ridi, che la mamma ha fatto gli gnocchi. Compagnuccio, anche per lui c'è una vignetta. Dai a seguire, regia, porta pazienza. Seguimi. La vignetta di Krančić. Nuove disposizioni governative anti-Covid.
Lo riconoscete? È sempre lui speranza. Ricordati che devi morire. Vi ricordate? Qualcuno lo diceva. E ancora, dai, facciamo pubblicità a sto compagnuccio del governo, dai, affinché la gente sappia l'ira di Conte sulla GAF TV. Lo dicevo prima perché Conte si è arrabbiato, del titolare della salute. Ha detto ieri, non era utile né fattibile. Il ministro comunista voleva il modello Stasi, la polizia tedesca, il blitz fallito di Speranza sulla polizia nelle case, bufera sul rappresentante Leu nel governo, segnalare chi fa feste private, l'invito alla delazione non passa, per fortuna dico io. E Salvini giustamente ha detto peggio di Orwell. Chiudiamo con le vignette, dai, diventa anche tu uno spione da balcone. Vi ricordo che è attivo da oggi il numero verde 800 111 800, segnala tutte le attività sospette a tre spiate, potrai diventare sceriffo da balcone. Si vergogni, ministro Speranza. E dai, mettiamola a sorridere, adesso anche fanno le multe a Gesù e ai 12 apostoli. Fra poco entreranno dappertutto, anche nelle chiese, nelle sagrestie, nel Vaticano. Chiudi con questa, dai, la finestra. C'è lo spione di turno di sinistra che dice alla moglie, chiama il 118, saranno almeno 10 al compleanno dei vicini. La delazione. Vergognatevi, pensate ad altro. Ecco perché all'inizio ho detto che no, non mi rivedo più. Ci stanno infiocchettando. La cattiveria che alberga a sinistra sta rovinando l'Italia, credetemi. E purtroppo, ahimè, purtroppo, devo riconoscere il madornale errore di Salvini. Matteo non doveva in questa maniera, poi agosto, lo doveva fare prima o in altre circostanze, ha staccato la spina e ha dato il governo in mano ai compagnucci, ai grillini, a gente incompetente. Vedete quello che sta succedendo? Colpa anche di Salvini, io lo devo dire perché sono obiettivo, non ho tessere politiche in tasca. Perché se non avesse staccato la spina il leader della Lega, ci sarebbe ancora un governo cosiddetto giallo-verde, avremmo sofferto, ma non saremmo arrivati a tanto. Purtroppo questa è la triste situazione. Mi fermo una manciata di secondi e dopo vado a parlare virtualmente col capo dello Stato. Devo farlo. Grazie. Contarato Lindo, 7 negozi in uno a Bastia di Rovolon, Padova. Ampio showroom, commerce già a disposizione, in pronta consegna di pavimenti legno e laminati. Ampia esposizione di tappeti persiani, mobili e accessori per giardino, stufe a gas, stufe a legna e a pellet. Utensileria per il fai da te, generatori di corrente, trapani, troncatrici, seghetti e molto altro, lampadari e mobili per il bagno. Condizionatori, ampia scelta di attrezzature per il fitness con tantissimi prodotti complementari per l'arredamento. Contarato Lindo, 7 negozi 1 a Bastia di Rovolon. Contarato Lindo, puoi trovare tutto questo in un unico negozio, www.contarato.it.
ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Volevo, col massimo rispetto, parlare virtualmente col Capo dello Stato. Presidente Mattarella, lei è una brava persona. Capisco che, essendo espressione di una certa parte politica del centro-sinistra, lei pende dall'altra parte. Negare questo significa negare l'evidenza, però la ringrazio per il suo intervento di questa notte, perché altrimenti questi giannizzeri che ci governano avrebbero consentito alle forze dell'ordine di entrare in casa al benché minimo sospetto. Ecco, quindi il suo intervento è servito. Però perché io voglio parlare con lei, signor Mattarella? Perché lei l'altro giorno ha parlato di disagio psichico, ha fatto un discorso importante, meraviglioso. Pregherei la regia di Alessandro Brunello di offrire il contributo e poi andiamo a chiudere. L'altro giorno, in occasione della giornata mondiale della sanità mentale, il nostro presidente ha detto, sue parole, la pandemia ha acuito le condizioni di disagio psichico. Ha ragione, presidente. Allora la prego, faccia capire a questa banda di dilettanti allo sbaraglio che devono stare attenti. I bambini cominciano a soffrire perché la paura fa 90. Stanno contagiando gli italiani. Mi creda, presidente, intervenga come è intervenuto per non farci controllare in casa. Innanzitutto dica al giannizzero là, al ministro della salute, che non può invitare i cittadini a fare gli spioni. È una cosa vergognosa, presidente Mattarella. Si rende conto della gravità e della gratuità della proposta di Roberto Speranza, di Leu Estrema Sinistra? Sono abituati loro a fare questo, Ma noi viviamo in un contesto civile. Se no ci mettiamo tutti a fare i delatori. Comincio anch'io a sputtanare a destra e a manca. Mando biglietti, fogli anonimi. Non mi competo, non lo farò mai, però si arriverà a questo. A uno scontro fra gli italiani, presidente Mattarella, intervenga. Ci stanno portando verso il baratro, vabbè, ma almeno salvi i bambini, perché così facendo i bambini risentono. Siccome lei ha parlato di disagio psichico, allora vada incontro alle esigenze familiari, bambini, nonni, le persone fragili che stanno vivendo un momento estremamente difficile. Ci aiuti, presidente Mattarella, intervenga. Dai, e valga il vero, anche per oggi penso che possa bastare. Dovevo dire qualcosa al ministro dell'Interno, alla signora Lamorgese, per l'ennesima sciocchezza che ha detto ieri, ma domani le dedico l'apertura. Vuole lo ius soli, a domani il resto. Grazie per la cortese attenzione nei nostri confronti, un grazie ai miei sponsor e un grazie ad Alessandro Brunello per la parte tecnica. Arrivederci.